Si va dai pasti a domicilio al supporto per l'igiene della casa e della persona fino al sostegno relazionale. È stato attivato venerdì 1 luglio il piano caldo del Comune di Milano che, come sempre a inizio estate, sfodera i servizi aggiuntivi per quelle persone, anziane o in difficoltà, che vivranno la città nei prossimi 2 mesi. Fino al 31 agosto, infatti, chiamando il call center comunale allo 020202 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, sarà possibile richiedere l'attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare. Nella città che chiude e si svuota si potrà quindi contare sulla consegna di pasti a domicilio e sul sostegno per l'igiene personale e della casa. Gli operatori del centralino inoltre provvederanno a un monitoraggio telefonico in caso di ondate di calore. Ma non si tratta di porre attenzione solo alle temperature, perché il piano caldo vuole essere anche e soprattutto un termometro sociale. Attraverso il call center di Palazzo Marino sarà infatti possibile avere un supporto telefonico di tipo relazionale e prenotarsi, a partire dall'11 di luglio, alle attività ricreative predisposte dal piano socialità di Palazzo Marino: gite fuori porta, passeggiate naturalistiche, percorsi tematici, concerti, pranzi di Ferragosto, ingressi gratuiti in piscina e ai cinema. Da venerdì 1 luglio riparte il piano caldo. Come tutti gli anni, il Comune di Milano vuole dare una risposta agli anziani, alle persone sole che devono affrontare l'estate in città. Tante iniziative in tutti i quartieri, in tutti i municipi per far sentire le persone meno sole in questo periodo. Vi invitiamo a telefonare e a far conoscere questo servizio a tutte le persone che potrebbero averne bisogno.